Salve a tutti, oggi volevo parlarvi della crisi missilistica di Cuba. Si tratta di una forte crisi diplomatica che vide come protagonisti gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, anche se si chiama crisi di Cuba. Causa della crisi fu l'osservazione e la scoperta da parte dei servizi segreti statunitensi della presenza sull'isola di Cuba di alcune basi missilistiche sovietiche e della presenza sulla stessa isola di missili a lunga gittata. Geograficamente, come ben sappiamo, l'America era lontana da tutti i territori controllati dall'URSS e di fatto fino a quel momento non era mai stata sotto la minaccia diretta di un attacco, ma la presenza di un avamposto sovietico nel continente americano cambiava questa situazione. La crisi dura appena 13 giorni, ma viene resa pubblica soltanto al 9° giorno. E questo ha creato il falso mito che la crisi missilistica di Cuba non fosse poi così grave, perché in conseguenza di questa crisi l'orologio dell'apocalisse non aveva modificato le proprie lancette. Comunque sia, facciamo un passo indietro e vediamo esattamente cosa è successo. L'isola di Cuba era stata fortemente condizionata dagli interessi americani fin da quando nel 1898 si era liberata dal dominio spagnolo. E una serie di governi fantocci, o comunque filoamericani, avevano concesso grandi privilegi agli Stati Uniti. Negli anni 50 Cuba si allontana dagli Stati Uniti e nel 1959, con la rivoluzione castrista, si ha una prima rottura. Rottura che diventa definitiva nel 1961 quando il presidente Eisenhower decide di chiudere definitivamente i rapporti diplomatici con Cuba. Ma alla fine del governo Eisenhower e l'inizio del governo Kennedy non cambieranno questa situazione, anzi Kennedy manterrà le posizioni di Eisenhower e approverà la spedizione organizzata dal suo predecessore. E l'operazione che prevedeva lo sbarco il 17 aprile del 1961 di forze anticastriste sull'isola di Cuba, nel punto noto come Baia dei Porci, fu un totale fallimento e finì con l'avvicinare l'isola di Cuba al governo sovietico. Castro infatti non era particolarmente vicino al mondo sovietico, ma non avendo più alcun motivo per essere vicino al mondo occidentale e non avendo altre alternative, fu costretto ad avvicinarsi al mondo sovietico, anche perché l'embargo degli Stati Uniti, che impedivano qualsiasi tipo di commercio tra alleati degli Stati Uniti e l'isola di Cuba, rendevano la vita abbastanza complicata a Cuba. Con l'avvicinamento di Cuba a Mosca, Khrushchev seppe sfruttare a suo vantaggio la situazione e per garantire la protezione dell'isola di Cuba da futuri attacchi statunitensi, concordò con Castro l'installazione di alcune basi missilistiche sull'isola. E nell'estate del 1962 inizia la costruzione di queste basi. Nel mese di settembre i servizi segreti americani osservano alcuni movimenti particolari delle forze cubane che non erano propriamente normali, quindi si allertano e decidono quindi di inviare alcuni aerei spia per fotografare la situazione dall'alto e capire cosa sta succedendo sull'isola. L'operazione prevista per il 10-12 ottobre viene rinviata a causa tempo al 14 ottobre. Le fotografie vengono visionate il 15 ottobre e portate al presidente, che il 16 ottobre quindi si riunirà insieme ai capi militari e dei servizi segreti per capire bene come comportarsi e come agire. Il 16 ottobre nel 1962 inizia ufficialmente la crisi missilistica di Cuba, crisi che verrà resa nota soltanto il 26 ottobre. Kennedy e i suoi consiglieri decidono di affrontare la crisi imponendo un blocco navale per l'isola, ovvero la marina statunitense avrebbe controllato tutte le navi dirette sull'isola di Cuba e nel caso queste contenessero armi avrebbero preso i dovuti provvedimenti. Il blocco navale però non riuscirono a tenerlo segreto e la notizia traparò rapidamente, arrivando ad alcuni giornali britannici che insinuarono si trattasse di una scusa del governo americano per tentare una nuova invasione dell'isola. E a questo punto Kennedy ritenne opportuno divulgare la notizia e pubblicare le fotografie. Siamo però già al 9° giorno di crisi quando la notizia viene resa pubblica e la notizia il giorno seguente che alcune navi sovietiche avevano fermato i motori e si erano allontanati dall'isola di Cuba fu un chiaro segnale che la situazione si stava tranquillizzando. E credo sia questa l'unica ragione per cui la posizione delle lancette dell'orologio dell'apocalisse non sono state modificate. Comunque sia, seguono una serie di lettere private tra il presidente Kennedy e il presidente Khrushchev. Mentre Khrushchev e Kennedy parlavano, si inserisce nella situazione globale un terzo protagonista. In realtà è un quarto protagonista perché ci stiamo dimenticando che tutta la crisi ruota attorno a Cuba, che possiamo considerare uno dei protagonisti della crisi di Cuba. Comunque, nel bel mezzo delle trattative tra Kennedy e Khrushchev avviene la famosissima telefonata / trasmissione radiofonica del Papa. Il 28 ottobre, con la risposta pubblica del presidente Kennedy alle richieste fatte da una lettera di Khrushchev, la crisi può dirsi finita. In questa lettera Khrushchev prometteva lo smantellamento delle basi missilistiche presenti sull'isola di Cuba, in cambio però chiedeva al governo americano di non tentare in futuro nuove invasioni dell'isola, dando quindi l'idea che effettivamente le basi missilistiche sovietiche sull'isola di Cuba erano state installate per proteggere l'isola di Cuba. Il giorno seguente però venne pubblicata dalla radio di Mosca una seconda lettera inviata da Khrushchev a Kennedy.
film, in cui Khrushchev chiedeva a Kennedy, oltre che la promessa a non invadere in futuro l'isola di Cuba, anche lo smantellamento di basi missilistiche per i missili Jupiter statunitensi presenti in Turchia. Basi che verranno effettivamente smantellate da lì a 6 mesi. Concludendo, la crisi dei missili di Cuba si chiude con lo smantellamento di due importanti basi missilistiche situate in posizioni strategiche, Cuba da una parte, Turchia dall'altra, ma non è la sola conseguenza della crisi. Onde evitare in futuro nuove crisi diplomatiche o fraintendimenti, venne installata una linea diretta tra la Casa Bianca e il Cremlino. Linea telefonica che rappresenta uno dei simboli più forti di tutta la Guerra Fredda, ovvero la linea rossa. E questo, gente, è tutto quello che avevo da dirvi a proposito della crisi missilistica di Cuba. Mi rendo conto, come al solito, di essere stato forse troppo superficiale su alcuni passaggi. Ad esempio, non vi ho detto che il presidente Khrushchev ordinò prima ai suoi uomini di fermarsi e di non tentare in alcun modo di forzare il blocco navale, e solo in un secondo momento ordinò il rientro delle navi. Comunque sia, in descrizione trovate alcuni link nel caso vogliate approfondire la crisi missilistica di Cuba. Io, come al solito, vi invito a condividere, commentare e mettere mi piace in modo da supportare il progetto Breaking History, e ovviamente vi ringrazio per tutti i commenti, le condivisioni e i mi piace che ho ricevuto sotto gli scorsi video. Noi ci vediamo su questo canale la prossima settimana con un nuovo video, o se preferite sul secondo canale, dove carico video più frequentemente, anche se non sono belli come questo.